Ma buon salve fortunati spettatori e benvenuti in questo nuovo video. E oggi siamo qui tornati con FIFA 18. Se per rispondere, cioè se per fare applicare i vostri consigli ci metto un po', è perché pre-registro molti video, quindi se mi consigliate una cosa è probabile che io la faccia dopo 3 episodi. Però mi avete consigliato Angel Gomez, così mi pare si chiami, no, non so se l'ho messo in mercato, però ho visto a tipo 64 e poi arrivare fino a 87 come potenziale, poi se lo alleni. Il nostro problema? Il problema è che abbiamo davvero troppi soldi, ragazzi. Aspetta, adesso vi faccio vedere il massimo che possiamo avere di budget e trasferimenti, perché budget e stipendi è zero, non possiamo alzarlo. Io ho 22 euro. Volete una pizza? Vi offro una pizza. Ho i soldi per farlo. Contro l'Atalanta 1000%, ragazzi. Crossare, lo fa non proprio in mezzo, la volevo un po' più sulla fascia. Lì se arrivava quel pallone gli menavamo tantissimo. Ottimo, buon aiuto. Occhio alla palla verso Mustacchi che può tirare. Lo fa Beriscia. Ottimo, primo tiro anche per noi. Credo non ne hanno ancora fatti per fortuna. La palla è ancora nostra, buon aiuto che cade a terra, non si sa perché. Cristante, Gomez. Sta per finire il primo tempo. Attenzione al cross in mezzo, Leali, ottimo l'intervento. Attenzione perché la palla è ancora loro. L'arbitro non fischia e fa bene, visto che l'Atalanta è in fase di attacco e non si dovrebbe fischiare in fase di attacco. Aia. No, fischia arbitro, stavo scherzando. Sono un gufo professionista, io non lo sapete, ragazzi. Non ne avete mai tirato, cavolo. C'è il Serafino Mancino, quindi portiamola sul destro. Oh, palo, ma io ti odio. Ottimo il filtrantone verso Woodburn, che può crossare dall'altra parte, non c'è nessuno, incredibile. Diamanti, ragazzi, mi sono alzato i piedi perché non lo so, però va bene. Woodburn, ottimo il tocco verso Pinamonti, che adesso può andare. Si allunga Pinamonti se ne va. Occhio, può provare il cross. Non c'è nessuno, Cherry sempre decisivo, ragazzi. 2-1. Miracolosamente la ribaltiamo. Woodburn con le sue ultime forze. Il portiere era fuori porta. Woodburn, il filtratone per Cherry che la chiude, ragazzi. Ma Cherry, dobbiamo riscattare assolutamente. Cherry è troppo forte, è illegale. Cherry nella fiore, da una palla strana verso Chopin, ma ce ne frega poco perché finita la partita, ragazzi. Riusciamo vittoriosi per 3-1. Devo simulare anche con Cittadella. Ho simulato la vita col Genoa, col Venezia e col Bari. Io sono curioso, io ho perso una partita. Ah, col Palermo, sì, già è vero. Che brutti ricordi. Comunque, simuliamo anche col Cittadella, speriamo vada bene. L'ultima volta abbiamo pareggiato da una di loro. Vittoria 3-1, nice. Sarebbe anche fattibile. Se non fosse che non abbiamo un soldo. Voi tutti conoscete il mio amore per FIFA ormai, no? E il mio amore cresce tantissimo quando vedo due partite infrasettimanali, ragazzi. Ascoli e ben due giorni dopo Juventus. E ben due, no tre, Avellino. E prima c'era il Carpi, che dove abbiamo anche pesantemente abbuscato. Ora siamo primissimi, ma tanto, penso di 4 o 5 punti. Non mi spiego neanche io il perché, cioè l'altro stanno facendo più schifo di me. Comunque l'altro l'ho vinte, quindi non è un male. E guardate come ci ha ridotto la nostra squadra l'assistente allenatore, perché ha avuto la bella idea di fare cambi, tanti cambi. Tanti, ma tanti, pure Leali è stanco, cioè guardate con chi stiamo giocando, Bandinelli mezzo distrutto. Siamo senza Woodburn che è arrivato a 71 già. Nura, sto giocando con giocatori che non ho mai usato, solo perché sono tutti morti, sia riserve sia titolari. Aia, bravo Leali. Rugani è un altro nostro obiettivo, magari facciamo una... Aia, stai calmo. Va bene, almeno possiamo dire di essere durati fino al 60° contro la Juventus. L'avevo vista dentro, ragazzi, mi ha preso un colpo. Inizia che non so se quello era rigore, eh. Oh, l'ha toccata lui, non è angolo. È finita, ragazzi, si va ai supplementari, penso. No, c'è il ritorno, raga. Che burro. A posto, ragazzi, non pensavo fosse per i semifinali. Che liberazione, ragazzi, che liberazione. Va bene, raga, ne abbiamo viste di cotte e di crude.
ma io direi che per questo è tutto. Ricordo di iscrivervi, di lasciare like e di condividere il video, e noi ci becchiamo ad un prossimo video. Bella ragazzi!